Devi stare qui, devi stare lì. Ok. The dog is alright. Yann, Anaïs. Quelle grande journée. Cara Anaïs, la cosa che più mi ha colpito è che quando sei nata tutto è andato alla perfezione. Per un po' di tempo, poi il tuo caratterino ha cominciato a prendere forma. Eh sì, Mi ricordo per esempio che ti piaceva un sacco tirar fuori la lingua e che ti impuntavi e non volevi farti fare la doccia come in Sardegna, dove non ci siamo proprio riusciti. Ma questo è solo una piccolezza. Il peggio è accaduto invece quando, invece di aspettare che io avessi finito di lavorare, tu ti sei stufata e sei scappata dal mio studio per andare alla ricerca della mamma e non ti trovano più, e io sono più o meno invecchiato di 10 anni in un colpo solo. Ma non solo io, anche la tua nonna e la tua mamma. Non solo sei scappata, ma sei anche finita svarie volte in fondo alla piscina. Questo devo dire che è colpa mia, perché una volta Marina di campo, stavo leggendo il giornale e poi non so, qualcosa mi è arrivato dal cielo, ho guardato giù, tu eri in fondo della piscina e la piscina era profonda lì. Un'altra volta è successo a Tolo quando ero con l'Alberto e a Menorca. Ma però non era, come detto, colpa tua. Una volta sei camminato sotto l'acqua per arrivare fuori e noi ti abbiamo visto arrivare. Bisogna dire che eri una comandona e penso che Martina lo so ricorda molto bene. Dopo la maturità hai deciso di partire per Bristol perché volevi imparare l'inglese alla perfezione. È stato il periodo più bello della tua gioventù ed è stato così bello che invece di tornare in Ticino hai annunciato a tutti che volevi rimanere nel Regno Unito e che volevi fare l'università lì. Tua mamma ha fatto un mezzo infarto, senza parlare della nonna. Invece di proseguire i tuoi studi seguendo la tua linea artistica, hai deciso di seguire le orme del nonno Bruno, che è qui, e di frequentare l'università del Business Management a Guildford. È durante il tuo stage in banca che hai conosciuto Ian e te lo sei tenuto stretto. Tu mora, lui biondo. Tu esuberante, lui composto. Tu temeraria, lui molto prudente. Due opposti che si attraggono, ma che però hanno molte passioni in comune. Vi auguro una vita piena di gioia e soddisfazione e spero con tutto cuore di diventare nonno al più presto. Ho già l'appartamento in ombra pieno di lottine e tricicli per il mio futuro. Continuo a comprarne, vero? Speriamo che sia un maschio. Ti voglio tanto bene, papà e la mamma. Ricevi questo anello,
segno del mio amore e della mia fedeltà. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ian, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonasera a tutti. Prima di cominciare il mio discorso in inglese, vorrei dire alcune parole in italiano. Vorrei dire grazie mille a tutta la famiglia di Anais, in particolare a Daniel e Franca. In questi 10 anni siete stati sempre molto gentili con me e mi avete accolto nella vostra famiglia come un figlio. Il vostro supporto è stato molto importante per noi e senza di quello non saremmo qui oggi. E poi c'è la mia sposa. Oggi, come sempre, sei bellissima. La mia compagna di viaggio, la mia cuoca, personal shopper. Da quando ci siamo incontrati, la mia vita è solo migliorata. I haven't shared any of my speech with Anais' dad because we've had a bit of history where he's been an unreliable partner. When I called Dan to ask for Anais' hand in marriage, he said, yeah, absolutely, fantastic. Okay, I've got time on my side. Although 2 days later, Anais starts receiving congratulatory text messages from her cousins. So unfortunately, we moved from, you know, if we might get engaged, to a matter of when. So romance was well and truly killed. Okay. It took me a long time to repair this part of the speech. I wasn't dodging responsibilities. I was going back to the room to think how I could express what you mean to me. I never had any doubt that you would look this beautiful walking down the aisle, but I wanted to make sure that the words I chose best capture what you mean to me and to us. I thought about how we first met, in a bar surrounded by probably some current Love Island contestants, and to be honest, I didn't think there was much chance we'd be here today. But in all seriousness, Anais, when we would go our separate ways in Hong Kong Airport, I would leave with a lump in my throat and a hole in my heart. That's when I knew. I can't wait to see what life has in store for us, because I know that as long as I'm with you, we can go through it. The person who's missing here tonight is my grandma.
my mother, and Ian never met her, and Ian shares the same birthday as her as when she passed away, which is not fun, but sometimes you need to think that there are reasons why certain things happen, and I hold that really close to my heart, and yes. Because we always feel like we are kids, and even at 32, and he is gonna turn 30, we still feel like big kids, and I guess it's a part of our generation, but it was meant to be like this, and I couldn't have asked for anything different. Thank you, Ian. Oh, really? And that's it. Oh, you got me crying. Thank you.
On ground we've broken.